amici di Teleuniverso, bentrovati. Nasce a Fiuggi, ma nel suo destino non c'è l'acqua, bensì le stelle. Le incrocia già il giorno del suo debutto, in America, durante una tournée ha come avversario un certo Pelé, che sta chiudendo la carriera nei Cosmos. In Italia è compagno di squadre di un tale Diego Armando Maradona. Il nomignolo che gli affibbiano è quello di un'altra stella, Omar, come Sivori, per il sinistro vellutato e per i calzettoni spesso abbassati. Tra l'apertura e la chiusura del sipario recita solo da protagonista, andando in scena 139 volte in Serie A, dove firma 23 reti, 196 volte in B, dove segna 47 volte, conquista due coppe e tre promozioni. Dietro le quinte sta male, inizia ad allevare i ragazzini, finisce per ora con la conquista della Lega Pro dopo 8 anni per la terza squadra di Roma. Beppe Incocciati, il calcio è una droga dalla quale non ci si riesce a disintossicare? No, anche in questo caso non si può. Forse nel caso effettivo della disintossicazione della droga c'è speranza, ma per quello che riguarda questa passione così profonda che nasce e fa parte del DNA di ogni sportivo è difficile. Mi racconta com'è la crisi di astinenza di quello che ha calciato i campi di Serie A in lungo e in largo, che ha indossato la maglia del Milan, la maglia del Napoli, poi a un certo punto appende gli scarpini al chiodo. Com'è questa crisi d'astinenza? Beh, per quello che riguarda me, io ho valutato un qualcosa che credevo fosse perduto per sempre. Cioè, io sono andato via da casa che ero molto giovane e ho sacrificato tutto ciò che magari i miei coetanei non hanno sacrificato, per loro fortuna. E quindi la gioventù, l'adolescenza, il fatto di poter vivere intensamente le amicizie, io mi sono dedicato interamente a quello che è stata poi la mia storia calcistica, rinunciando anche a questi affetti, a questi valori importanti, che ho voluto riscoprire, recuperare dopo 20 anni di carriera. Questo ci arriviamo tra un attimo, la crisi d'astinenza, si appendono gli scarpini al chiodo, poi per quanto tempo si riesce a stare senza il calcio e poi a un certo punto che cosa si sente dentro? Ma un atleta vive intensamente la disciplina e soprattutto la piange tra virgolette quando si rende conto che non è più in grado a livello fisico di poter continuare. Ai miei giocatori dico sempre: se io avessi potuto continuare a giocare sarei stato l'uomo più felice al mondo, quindi abbracciate fortemente questo momento perché è un momento talmente veloce che poi verrà rimpianto sicuramente. Meglio coltivare i sogni dei ragazzini o governare i capricci dei calciatori adulti? Diciamo, quando uno decide, come nel mio caso, di intraprendere la carriera anche da allenatore, evidentemente ha un qualcosa ancora da dare. E credo che l'elemento principale da trasmettere è ciò che sono i segreti che caratterizzano un po' questo sport. Riuscire a trasmetterli significa avere una continuazione di quello che si è fatto già di più o meno importante calcisticamente parlando e continuarlo anche sotto l'aspetto dell'insegnamento. E credo che sia la cultura un po' di quello che l'uomo dovrebbe fare, ammesso che faccia parte di un'arte importante, quindi mai finirla lì, sempre cercare di fare in modo che attraverso ciò che si sia riuscito a capire, attraverso ciò che è stato anche un segnale di Dio, un regalo di doti importanti, sia, come dire, una continuazione a favore di nuove generazioni, soprattutto partendo dai giovani che hanno sempre quel sogno nel cassetto di diventare calciatori. Il vivaio, Incocciati, serve a imparare a calciare un pallone, a diventare campioni o a diventare uomini? Dipende dal vivaio, dipende dalla scuola. Le persone che risultano capaci sono coloro che hanno un futuro, che danno un futuro importante nelle accademie, nelle scuole. Vale questo messaggio. E vale nei settori giovanili sicuramente. Io ho avuto la fortuna di essere formato, tra virgolette, in un'accademia che è stata quella del Milan, dove in quei tempi uscivano grandi campioni.
Il calcio è una fabbrica di sogni ma anche di delusioni. Quanti ragazzini diventano incocciati? In prospettiva pochi, perché nelle statistiche, se pensi che è provato che ogni 35.000 giocatori che partono allo stesso punto ne arriva uno solo. Uno ogni 35.000? Esatto. Chi è quello che arriva? È quello più bravo, quello che ha più talento o quello che si applica di più? Ma sono una serie di componenti, del resto tutti i risvolti della nostra vita, in tutti i lavori, in tutto quello che significa vivere, bisogna sempre comunque continuamente confrontarsi con quella che è una selezione, e la selezione è a volte molto dura. A volte non arriva solo colui che è bravo e dotato sotto l'aspetto tecnico, magari non ce la fa perché è carente in un altro aspetto che è quello psicologico. Diciamo che la consacrazione racchiude in sé tutte le componenti importanti che caratterizzano l'uomo importante da un uomo, diciamo, che ha qualche difetto. Il talento senza la disciplina può bastare per diventare un campione? Assolutamente no. La disciplina senza il talento? Diciamo che arriva, sì, magari non dà la possibilità di arrivare a grandi palcoscenici, però io ritengo che le componenti devono essere di un valore equilibrato. Equilibrato. Prima mi parlava dei sacrifici, torniamoci per un attimo, perché volevo sapere qual è il prezzo da pagare per diventare un campione. Incocciati un prezzo l'ha pagato, prima lo accennava. Beh, diciamo un prezzo, perché comunque io non ho avuto modo di sbagliare nella mia vita, nel senso che mi sono dovuto subito confrontare con un ambiente prevalentemente frequentato da uomini di sport, quindi continuamente alla rincorsa di un'affermazione. Un ragazzo alla mia età, io sono andato via giovane, avevo 13 anni, quindi con tutte le problematiche, no, caratteriali e tutto, ha fatto fatica ad emergere. Devo dire che poi alla fine ho avuto una grande forza, che è stata quella dell'educazione familiare, da cui ognuno di noi deve avere le radici ben affondate in quello che è la cultura del valore, e questo mi ha aiutato molto ad identificare me stesso, e nel confronto, nella lealtà. Diciamo che alla fine, quando mi sono reso conto che ce l'ho fatta, sono stato molto contento. Quando ha capito di avercela fatta? Ancora, diciamo, alla fine credo che ancora non ce l'ho fatta definitivamente. Sto intraprendendo una continuazione di un mestiere che mi ha appassionato, che mi ha coinvolto e che voglio viverlo intensamente fino all'ultimo dei miei giorni. Beh, quando ha debuttato con la maglia del Milan in questa tournée dove stava chiudendo la carriera Pelé, già quello poteva essere un momento nel quale una persona normale potrebbe dire: oddio, sono arrivato. Oppure quando si trova a giocare nella stessa squadra con Diego Armando Maradona, uno può dire: sono arrivato. No, perché vivendo intensamente lo sport non si può pensare di essere arrivati, solo perché egoisticamente si pensa di giocare con i più grandi giocatori che il calcio ha avuto negli anni. Io ho avuto questa fortuna, ma non mi sono mai considerato così importante. Ho sempre cercato di migliorare me stesso, perché la garanzia è mettersi sempre in dubbio, secondo me. E quindi a distanza di anni sono ancora più rafforzato da queste mie idee. Quagliozzi da Pontecorvo negli anni 70, Incocciati da Fiuggi negli anni 80, Gianni Chedda da Castrocelo nel decennio successivo, adesso Palombo da Ferentino, uno soltanto per ogni epoca, tutti dalla provincia di Frosinone. Sono tanti o sono pochi? L'importante è che ci siano, quindi questo credo che poi alla fine sia anche un modo per cercare di essere un riferimento per appunto i ragazzi che intendono poi, no, attraverso le esperienze indirette di altri, fare forza, acquistare fiducia e pensare di riuscire. Io ho sempre portato a testimonianza un esempio determinante. Hai fatto del nome del più grande in assoluto, che è stato Maradona, che è stato mio compagno di squadra. E se si potesse pensare che è difficile questo mestiere, per carità, sono d'accordo che sia uno dei mestieri più difficili,
però di controparte ho sempre stimolato i miei, diciamo, giocatori a pensare che Maradona è arrivato ad essere il numero uno al mondo partendo da una baraccopoli sperduta nella tundra o nelle campagne di Buenos Aires, e quindi con la forza di volontà, col dono di Dio e con la speranza si può riuscire sicuramente. Frosinone senza uno stadio, tolto il comunale, resta un solo campetto per tutta la città. Le altre squadre costrette a migrare dal capoluogo a Torri, Cesupino, Boville e Ripi. Dove crescono i talenti ciociari della prossima generazione? Beh, la crescita delle nuove generazioni è strettamente correlata al livello di insegnamento principalmente, non tanto della struttura. È vero che la struttura dovrebbe andare come civiltà vuole di pari passo a quelle che sono le esigenze soprattutto dei più giovani e di coloro i quali dovrebbero avere in eredità un mondo migliore da parte nostra, e quindi questo è un discorso molto, secondo me, profondo, che ha un'origine che è legata non solo all'aspetto sportivo ma anche a un aspetto istituzionale e territoriale. Però alla base comunque c'è l'insegnamento, la conoscenza del mestiere che può favorire la crescita, a prescindere dall'ambiente dei giovani. Quindi si va verso, secondo me, un investimento legato prevalentemente alla conoscenza del mestiere. Quindi non è tanto importante avere la struttura, quindi dove crescere i campioni, ma il vero concetto è chi cresce i campioni? Sì, fuori di dubbio, certo. Ma questo vale, credo che valga sempre. Va. Anche te hai dei bravi giornalisti. Sì, oggi parliamo di incocciati, però. Frosinone Calcio in Serie B, Veroli Basket e Globo Sora Volley in A2. Eppure i talenti locali non si vedono. La globalizzazione dello sport oggi punta fuori confine per scoprire i campioncini, cioè il business sta uccidendo i futuri incocciati della provincia di Frosinone? Del business bisogna tenere conto, perché comunque per quello che riguarda anche un fattore di gestione delle varie componenti sportive si deve pensare soprattutto, ecco, ad avere il materiale, tra virgolette, necessario per poter gestire, quindi un materiale economico, e il business sicuramente fa da padrone. Questo non so se poi esclude quello che è una crescita, una presenza di valore territoriale, no? Però ritengo che poi alla fine, come avevamo detto prima di Maradona, insomma, quello bravo, anche se con maggiore difficoltà in questo caso, sicuramente se bravo emerge. Sempre uno su 35.000 però. Calcisticamente è provato, sì. Quindi diciamo che il Frosinone Calcio nel suo vivaio dovrebbe veder passare 35.000 ragazzi statisticamente prima di riuscire a vedere crescere un grande campione. Così come tutte le altre squadre, insomma, dico diciamo Frosinone perché è la squadra più in vista della zona. Diciamo che il numero è legato non a una società sola, ma diciamo a un complesso un po' più ampio, no, questo sarebbe devastante, insomma, obiettivamente. Uno stadio del nuoto di livello olimpionico, un centro sportivo come quello di Capo I Prati che ha ospitato selezioni nazionali e squadre di Serie A, eppure in queste strutture che sono di eccellenza non vediamo la fila. Che cosa gli manca per fare il salto di qualità, per poter dire che in provincia di Frosinone abbiamo delle strutture di livello? Io sono dell'idea, e non ho timore a sottolineare, che secondo me il grado di civiltà dei popoli si può riassumere in tre situazioni importanti, secondo me. Il livello delle scuole, quindi strutture scolastiche, il livello ospedaliero, quindi l'attenzione a quelle che sono le categorie non solo disagiate ma con problemi di salute, e l'impiantistica sportiva. Da qui secondo me c'è una lettura del grado di civiltà dei popoli, quindi questo autorizza ognuno di noi di fare un'analisi legata a questi tre punti importanti. Tolti gli ospedali, tolta l'istruzione, a livello di strutture sportive, a che livello di civiltà siamo? Lascio a lei, direttore, questa...
Beh, io però non frequento molto le strutture sportive. Lei che è un tecnico che ha calciato i campi più importanti. Ha visto... Secondo lei, se siamo carenti nel nostro territorio di strutture ospedaliere, di scuole, potremmo essere così all'avanguardia sotto l'aspetto delle strutture sportive? Io ho dei dubbi. Lei prima mi faceva notare la differenza tra le strutture sportive nelle quali crescere i ragazzi e quanto fosse importante invece chi le cresceva. Proprio parlando di strutture, ma è la struttura a essere carente o sono gli uomini che le gestiscono a esserlo? Diciamo che l'uomo che conosce il mestiere è esigente e pretende una struttura di alto livello. Per chi non chi se ne si fosse... accontenta evidentemente è parte integrante di un sistema, voglio dire, mediocre. Per chi non se ne fosse accorto, Beppe Incocciati nel tempo libero, prima che avvertisse il richiamo della panchina, ha affrontato anche una parentesi politica. È stato assessore a Fiuggi. La mancanza della politica finora non l'ha mai avvertita? No, io devo dire che sono attento anche a questo aspetto che ha caratterizzato e che caratterizza anche, voglio dire, l'interesse mio, perché insomma è vero che io sono un uomo di sport, lo sono sempre stato, ma questo... mi ha coinvolto anche a livello politicamente, quindi tutt'oggi sono attento a ciò che accade, in prevalenza in quello che è il mio territorio, al quale sono molto legato. Meglio i calciatori o meglio i politici? Io credo che in tutte e due le attività ci sono i meglio e i peggio. Per quello che riguarda il fatto di avere intrapreso a un certo punto la carriera di allenatore, ma chi gliel'ha fatto fare in un'Italia dove tutti sono capaci a fare il presidente del Consiglio e il commissario tecnico della nazionale? Però per arrivare a quello bisogna per forza di cose passare attraverso quella che si chiama gavetta, e quindi... Però tutti quanti sono pronti a dare consigli, tutti quanti sono pronti a criticare l'allenatore e naturalmente la moglie dell'arbitro. Nonostante questa ulteriore difficoltà, lei è tornato su una panchina. Sì, ma questo, lo sportivo che vive professionalmente questo mestiere non sta lì a pensare a quelle che sono le pressioni esterne, quindi... sa gestire perfettamente questo tipo di pressioni. Il richiamo della natura è troppo forte. Le voglio dire una cosa per sdrammatizzare un po' il tutto. Se lei potesse dare un abbiro ad ogni singolo componente di una tribuna o di un intero stadio, ognuno di loro scriverebbe una formazione diversa da quella che l'allenatore mette in campo. Tutti si lamentano proprio della pressione che c'è sulle panchine in Italia. È vero che c'è tutta questa pressione oppure sono loro a non essere bravi allenatori? No, allenatori bravissimi hanno denunciato questo tipo di atteggiamento che, voglio dire, io condivido anche. In Italia la gestione delle pressioni esterne, quindi stampa, pubblico, direttori sportivi, una serie di situazioni molto difficili, bisogna essere addestrati notevolmente, però devo dire che noi in Italia, come non mai, e forse se ne parla anche poco, abbiamo la migliore accademia, io la chiamo accademia, che è la scuola allenatori di Coverciano, che riesce a dare talmente una forza a questo tipo di attività, che sforna continuamente degli allenatori bravi, e gli allenatori italiani, lo sappiamo tutti, sono i più bravi al mondo. Lei ha un buon rapporto con un allenatore italiano che è talmente bravo, considerato talmente bravo all'estero, che gli hanno affidato la loro nazionale di calcio, come Fabio Capello in Inghilterra. È vero che l'altro giorno vi siete sentiti al telefono? Lei sa molto, eh? Che cosa vi siete detti con Capello? Quello che possiamo sapere. Io con Capello ho un rapporto di grandissimo affetto che risale ad anni dove io, ecco, è stata una delle prime persone che mi ha sostenuto e mi ha aiutato quando mi sono trovato fuori di casa, cioè lontano da casa, un'età ancora molto verde. E ho trovato in questo straordinario uomo ciò che magari mi è servito per poter acquistare fiducia giorno dopo giorno. Evidentemente credeva nelle mie capacità, aveva già visto lungo, come del resto poi ha dimostrato negli anni di vederci lungo. E da lì è nato un affetto profondo che ancora oggi va al di là di ogni cosa. Ci siamo sentiti, è vero,
l'altro giorno, prima che iniziassero i mondiali, facendogli un in bocca al lupo e sicuramente facendogli molto piacere. A proposito degli anni in cui ha cominciato Beppe Incocciati, ma Beppe Incocciati all'epoca, se guarda i ragazzini di oggi, pensava le stesse cose, sognava gli stessi obiettivi, o i ragazzini di oggi vogliono qualche cosa di diverso? Ma diciamo che poi ogni età è caratterizzata anche da nuovi modi di esistenza, di rapporti. Noi avevamo forse qualcosa di differente anche nei rapporti con gli adulti, no? Oggi i ragazzi sono un po' più, diciamo, convinti, Noi eravamo un po' più timorosi, non so se era meglio prima o oggi, ma sta di fatto che forse noi eravamo caratterizzati da uno spirito di sacrificio molto più accentuato di quello di oggi. Oggi il mondo va così, i ragazzi hanno tutto, noi forse avevamo qualcosa in meno, forse ci divertivamo con qualcosa in meno, ma sicuramente siamo i genitori di oggi e i ragazzi possiamo educarli avendo la fortuna di aver conosciuto anche degli aspetti importanti, e quindi anche in questo caso dipende da noi. Che consiglio darebbe a un ragazzino che calcisticamente dotato, che a un certo punto volesse intraprendere la carriera del calciatore? Beh, una cosa da tenere sempre viva e presente è quello che è l'aspetto ludico, il divertimento, soprattutto se si è giovani. Ed è una cosa che va mantenuta anche, voglio dire, se uno ha la fortuna di diventare professionista, perché se si perde questo valore si dà un aspetto troppo preoccupante dell'attività. Io credo che questa sia un'attività dove la preoccupazione deve essere tenuta sempre nel giusto rispetto, non deve mai emergere magari a discapito di quelle che sono le naturali gestioni del gioco. Quindi un giocatore deve saper innanzitutto difendere la naturalezza nei movimenti, in quello che è l'aspetto proprio del divertimento, per poi unire tutta una base forte di difesa e cercare, ecco, di difendersi appunto da cose che magari potrebbero essere poi dannose, no? Perché offuscare quello che è una qualità legata a un qualcosa che si è avuto intorno sarebbe un peccato mortale. Ci sono genitori che sostengono i ragazzini fin dai primissimi calci, che li incitano forse in maniera eccessiva. Quanto conta il ruolo della famiglia? Che ruolo deve avere la famiglia? Deve esasperare il ragazzino per farlo giocare bene, oppure come si deve comportare? Noi genitori abbiamo il compito di sostenere i nostri figli, cercando, anche se mi rendo conto non è così semplice come dirlo, cercare, ecco, di fare in modo che i nostri figli sappiano gestire anche le proprie difficoltà, che sono soltanto le loro, e che noi con i nostri interventi impropri potremmo non attivare quel processo di crescita importante. Quindi credo che un errore, se si fa, è quello di cercare di risolvere i problemi ai nostri figli, che magari pensiamo che possano diventare dei nuovi atleti. L'atleta deve saper sbagliare, anzi deve sbagliare e deve cercare in tutta onestà e con le sue forze di capire gli errori e modificare, no, la sua struttura man mano che si cresce. Quindi i genitori, sotto questo punto di vista, secondo me non fanno bene ad intervenire anche nel rapporto tra loro e il proprio allenatore, però oggi credo che sia abituale anche nelle scuole, i genitori entrano nel rapporto interpersonale tra i figli e gli insegnanti, io credo che non sia una buona cosa questa. Papà e mamma Incocciati come si comportarono quando il figlio a 13 anni dovette decidere se restare a Fiuggi oppure andare a Milano? Ma sicuramente quello che è l'aspetto affettivo, io adesso sono genitore, quindi posso capire quanto difficile possa essere, no, pensare di spingere un figlio lontano da casa, restando nella speranza che questo figlio un domani magari possa fare qualcosa di buono. Però è altrettanto vero che i miei genitori, nel momento in cui hanno dovuto decidere
hanno avuto di fronte una società come il Milan e quindi avevano anche, no, una situazione, diciamo, che li stimolava, e mi rendo conto che se dovesse accadere a me forse farei la stessa cosa, insomma. Calcisticamente ha dei rimpianti? Sì, avrei sicuramente potuto fare meglio di quanto ho fatto. E chi è che diceva forse la vita andrebbe vissuta due volte? Però non si può, ma tutto sommato sono soddisfatto di quello che ho raccolto e di quello che sto raccogliendo, perché io, a prescindere da tutto, non rinunciando a nulla, ho sempre creduto in quello che è la forza del lavoro e credo che poi alla fine l'impegno, la dedizione su ciò che si crede, su ciò che si fa, alla fine qualche buon risultato riesce a portarla a casa. 139 presenze in A, più di 20 reti, quasi 200 presenze in Serie B e quasi 50 gol segnati, 3 promozioni, 2 coppe, una volta anche la maglia azzurra della nazionale, l'Under 21. Qual è stata la gioia sportiva più grande? Ma la gioia sportiva più grande forse è il primo gol che ho fatto in Serie A, perché credo che quella è stata proprio l'apertura della realtà, il sogno che io avevo sempre avuto dentro di me. In quel momento ho capito che effettivamente ero io, che avevo fatto un qualcosa che faceva parte di un sogno che io avevo sempre cullato proprio con grande affetto, e anche ricordarlo adesso mi emoziona. Per concludere, Ascoli, Pisa, Napoli, Milan, Frosinone, chi vorrebbe allenare Beppe Incocciati? Io sono tifoso del Frosinone, lo sappiamo tutti, perché io credo che, e non mi dà alcun problema dirlo tranquillamente, che sono attaccato con forza a questo mio territorio che mi ha dato, diciamo, i natali, come si dice, no? E quindi non potrei non essere tifoso del Frosinone, nonostante ho vissuto la mia vita, gran parte della mia vita lontana, e in famiglie importantissime, tra cui quella del Milan, dove sono cresciuto. E mi farebbe enormemente piacere un domani, se dovessi poi, se Dio vorrà, essere l'allenatore del Frosinone. Però nessuno è mai stato profeta in patria. Non è vero, io credo che non valga questo. Per esempio, mi viene da pensare alla Toscana, dove la categoria degli allenatori sono in prevalenza tutti toscani in Toscana, perché hanno forse una diversa lettura di questo aspetto qua. Loro sono delle persone che riescono a sostenersi l'uno con l'altro, e quindi credo che sia un valore aggiunto della categoria degli allenatori toscani. Da noi forse ci sarà da migliorare questo, io credo. Un grande campione come Dino Zoff diceva: io non gioisco quando raggiungo un successo, perché una volta arrivato in cima alla montagna mi rendo conto che di fronte c'è un'altra più alta da scalare. Ha appena vinto un campionato, dopo 8 anni ha portato in quella che una volta era la Serie C1, la terza squadra di Roma, che mancava da quell'ambiente da quando si chiamava ancora Lodigiani. Le basta o è solo l'inizio? È solo l'inizio, io ho un successo importante che mi onora, perché comunque in parte, anche se piccola, tra virgolette, rappresento la città più importante al mondo, io e i miei ragazzi. Noi siamo stati onorati di questo successo e siamo orgogliosi di aver regalato un traguardo importante che mancava, è vero, come dice lei, da tanti anni a Roma. E questo deve essere, come diceva Zoff, un punto di partenza, perché lavorare nella capitale con tutto ciò che significa e riuscire a fare bene ci conforta, quindi, e ci piace anche fare bene, quindi abbiamo tutte le intenzioni di continuare a fare bene. Non amo i pronostici perché non credo nei maghi, però dal punto di vista tecnico questa nazionale italiana può fare bene? Sì, penso di sì. Io credo che il torneo mondiale poi alla fine sia, come non mai, visti gli equilibri, alla fine serva molto molto equilibrio. Io ho visto nelle ultime gare, soprattutto l'ultima, la nostra nazionale italiana essere molto equilibrata in campo e stare bene anche fisicamente, quindi sono fiducioso. Grazie a Beppe Incocciati. Grazie a lei, direttore.
Thank you.